Germania e in prospettiva potrà crescere molto di più con l'apertura del tunnel del Gottardo e con tutto ciò che ne consegue da un punto di vista anche dell'occupazione, perché oltre all'intermodalità ci saranno i servizi, la logistica integrata, e è lì che il Comune deve andare a mio avviso, è lì che il Comune deve fare una forte azione di sostegno. No, e io sono contento, ho sentito delle cose bellissime. Allora, domani ai 4 disoccupati che tutti i giorni vengono a chiedermi un lavoro, gli dirò: guardate ragazzi, aspettate un attimo perché c'è da costituire una commissione con i consiglieri e con la finanza. Poi dopo ci confrontiamo, mettiamo insieme il sistema generale, tu nel frattempo vivi d'aria, cerca di resistere, non c'è problema, ci impiegava ancora un paio d'anni, ma tu stai tranquillo che adesso mettiamo insieme tutto quanto, poi forse arriverà un lavoro. Allora questo io non ho sentito una proposta concreta. No, lasciate, per cortesia, quando uno parla, voglio dire, fate silenzio per cortesia, perché ovviamente questo vale per entrambi. Applaudire sì, ma l'ho detto prima. La verità fa male, io non ho sentito una proposta, che dico una, in grado di creare un posto di lavoro nell'arco dei prossimi 3 anni. Allora parliamo di cose serie, parliamo di cose concrete e reali. Noi abbiamo già impostato tutta una serie di operazioni che saranno in grado di creare 1000+ posti di lavoro nei prossimi 12 mesi. Le abbiamo già citate, le abbiamo già citate nel censimento. No, purtroppo sì, no. Altrimenti sicuro, se non sono si può essere d'accordo o non d'accordo, ma sono dati di fatto. Basta andare a Veveri e vedere le industrie, quelle vere che lavorano, e lì si creeranno 400 posti di lavoro nell'arco di 12 mesi. Basta sapere, e ve lo racconto, che Decathlon ha finito tutte le pratiche e dentro un anno creerà 70 posti di lavoro in Corsoliano, e questo per dire che sono 470 posti di lavoro veri, proprio veri, che arrivano subito. Ora noi quando parliamo di lavoro immediato, parliamo di lavoro che dobbiamo dare immediatamente, perché è vero che sono anni in cui questa roba non riusciamo a farla, in cui abbiamo perso posti di lavoro. La risposta deve essere subito, e la risposta subito la può dare soltanto chi esce dall'amministrazione, chi ha già impostato il lavoro. Questi sono posti di lavoro veri, no? Io mi ricordo le famose ruspe che erano pronte, che non sono mai partite. Io mi ricordo le decine di occasioni che dovevano passare in questa città e che noi ci siamo fatti passare via. Allora, le cose concrete che vogliamo portare avanti riguardano alcuni settori che sono stati evidenziati. Allora, quello della città della salute. Quello della città della salute creerà posti di lavoro, sì, li creerà fra 3 anni, 4 anni, li portiamo, siamo ottimisti, 5 anni. Ok? Ci sarà l'impresa che lavorerà, che costruirà la città della salute e creerà dei posti di lavoro. Magari questa impresa sarà un'impresa internazionale, perché immaginate bene che un bando da 320 milioni di euro necessita di un bando internazionale, di un bando europeo. E non ci veniamo a dire che imporremo aziende del territorio o cose di questo genere. Faremo di tutto per fare in modo che chi prenderà questa gara faccia lavorare le persone del nostro territorio, come abbiamo sempre fatto. In questi anni il 70% dei lavori sono stati fatti da aziende di questo territorio, tanto per ricordarci. Però non ci prendiamo in giro, 320 milioni di euro di lavori li possono fare imprese tipo in Pregino, okay? Questo è tutto. E lì si creeranno dei posti di lavoro. Questa impostazione l'abbiamo portata avanti, l'operazione ospedale l'abbiamo chiusa, che era lì che l'arriva da un bel po' di tempo. Posti di lavoro veri, immediati, quelli possono arrivare dalla logistica. Su quello io sono assolutamente convinto e lo rimarco ancora una volta, perché lì abbiamo le domande da parte delle imprese. Il CIM, siamo tutti d'accordo che deve essere uno dei volani di sviluppo di questa città, il CIM è saturo, non c'è più un posto libero
nei magazzini del CIN. Allora il CIN si deve ingrandire e si deve sviluppare. I soldi nel CIN li mette la Regione Piemonte, Gavio, il Comune di Novara, che è socio importante, non ha il becco di un quattrino da mettere dentro il CIN. Che vada io o che vada lui, non ha un becco di un quattrino. Infatti l'ultimo aumento di capitale che è stato fatto al CIN è stato sottoscritto da tutti, tranne che dal Comune di Novara. Quindi non ci sbagliamo. E Regione Piemonte e i privati devono mettere dei soldi all'interno del CIN per svilupparlo. Infatti quest'anno Regione Piemonte con l'amministrazione Chiamparino per la prima volta mette 7 milioni di euro per sviluppare il CIN. Naturalmente i piani strategici di CIN necessitano di decine di milioni di euro per svilupparsi. Poi dobbiamo anche andare a discutere dove lo sviluppiamo questo CIN. Perché i piani iniziali che ci sono stati proposti prevedono lo sviluppo del CIN verso Pernate. Cosa facciamo? Gli mandiamo i binari dentro a Pernate? No, noi i binari a Pernate non ci li mandiamo. Allora sapete dove li mandiamo? Allora il CIN deve andare verso Pernate. Questo è il sindaco di Gagliate. Allora il sindaco di Gagliate ci racconta che bisogna espropriare quei terreni. Ok? Bisogna espropriarli. Prima si espropriano, si mettono i soldi e poi si allarga il CIN. Naturalmente i posti di lavoro li facciamo domani con questo criterio, giusto? Molto bene. Anche lì non verranno fuori di posti di lavoro immediati, tranne qualche capannone che il CIN può costruire nella parte alta e il permesso ce l'hanno già. Allora parliamo di lavoro vero ancora una volta. Parliamo di lavoro vero e parliamo di Agognate. Agognate è un'operazione che ha sostanzialmente terminato e che ha un imprenditore privato, che è un fondo inglese, che i soldi li mette perché ce li ha. È il primo fondo europeo che si occupa di logistica. Questi signori hanno i soldi e li mettono e li investono. E il progetto di Agognate è un progetto che è terminato. Era partito con un milione di metri quadri di dimensione, è stato dato alla conferenza dei servizi, è stato visto da tutti gli organismi possibili, immaginabili, l'ASL, l'ARPA, la Regione, la Provincia, tutti quelli che devono essere interessati, è stato ridotto a 600.000 metri quadrati, di cui 300.000 costruiti, 300.000. Ora, lì ci sono degli interessamenti veri di aziende che hanno capito che Novara ha questo ruolo della logistica, lo ha detto il Ministro, non lo stiamo dicendo noi, l'hanno detto tutti gli operatori internazionali, quindi bisogna che ce ne facciamo una ragione da questo punto di vista, e lì questi interessamenti veri si possono tramutare in posti di lavoro nell'arco di qualche mese, diciamo di un anno. Se citiamo Amazon, io non so se Amazon verrà o non verrà perché decidono loro, ma io voglio mettermi nella condizione di poter dire sì se loro dovessero dire no vale. Io non voglio mettermi nella condizione di dire Amazon viene ma noi non siamo pronti. E loro vanno a Vercelli, vanno a Chivasso, vanno a Biella. Questo è un caso di un'eccezione. E bisogna essere concreti, che alcune persone hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di avere un lavoro. E noi dobbiamo darglielo in fretta, molto. Dopodiché parliamo di altri fronti sui quali abbiamo lavorato e continueremo a lavorare. Sembrano minimali, la chimica è fondamentale, lì sì che possiamo svilupparci. Le aziende stanno continuando a lavorare e non so, Novamont vuole ingrandirsi a Santa Gabbia, allora lì sì che dobbiamo riqualificare Santa Gabbia e fare in modo che loro si possano ingrandire, perché se non si ingrandiscono vanno via. E questo è quello che dobbiamo fare. Ci sono un sacco di spazi che possono essere recuperati a Santa Gabbia e Novamont si deve ingrandire. Le aziende della chimica, guardando in questi anni, hanno sempre avuto il segno più davanti. Hanno fatto utili e sono cresciute e hanno assunto delle persone. Quindi quello è un filone da seguire. Poi c'è il filone dell'alta moda, lo sappiamo, che continua ad andare avanti. Gucci si sta ingrandendo, deve prendere il capannone di fianco e deve assumere 50 persone. Lì andiamo avanti e riqualifichiamo degli spazi. Poi c'è il fronte del turismo e il fronte della cultura, su cui abbiamo molto investito e su quale sono stati ottenuti anche dei bei risultati. Prima in Piemonte più 22%. C'erano le guide turistiche, non esistevano prima a Novara, oggi ci sono posti di lavoro creati, gli alberghi stanno funzionando, stanno girando, i ristoranti altrettanto. È un problema, è un percorso, non è che siamo diventati Firenze o siamo diventati Venezia, sia chiaro, però questo è un filone che è in grado di creare posti di lavoro così come avviene in tutta Italia, cioè che la cultura e il turismo sono il petrolio del nostro paese. Queste sono proposte molto importanti.
stanno affrontando a viso aperto, con molta correttezza, devo dire, anche il tifo è aumentato e vi ringrazio perché sapete contenervi. Ecco, continuiamo con Andrea Ballarè per invertire le parti. Quanto round, qui siamo nel quartiere Sant'Egidio più multietnico di Novara, dove ci sono problemi di convivenza, di integrazione e anche di sicurezza. Come risolvere tutti questi problemi? Guarda, questo credo che sia veramente il tema che più ci divide rispetto tra me e Alessandro Temi. Perché noi lo vogliamo affrontare proprio in un modo diverso questo tema. Allora, i filoni sono due. C'è un filone che è il rispetto delle regole, che vale per tutti, che devono essere chiare e che devono essere rispettate. Tutte. E poi c'è il filone dell'integrazione, che è la risposta, quella saggia, quella moderna, quella illuminata, al problema dell'immigrazione e al problema che l'immigrazione può creare in termini di sicurezza. Per quanto riguarda il tema della sicurezza e delle regole, degli strumenti con cui fare, approvare queste, fare rispettare queste regole, noi abbiamo già definito nel nostro programma alcune iniziative molto concrete. La prima iniziativa è che adesso che si è sbloccato, ma vorrei dirvi qualche mese fa, si è sbloccato il blocco del turnover, prima scelta, assunzione di nuovi dirigenti. Prima non si poteva fare, non si poteva fare. Oggi si può fare, hanno sbloccato il turnover solo sul fronte della polizia municipale, assunzione di nuovi vigili. Seconda operazione. Quando siamo arrivati ci siamo ritrovati con il trasferimento già deciso della Polizia Municipale, da dove era prima, in città, a fuori città. Operazione da fare, riportare la Polizia Municipale da dove era al Campo Tavo, nella caserma Cavalli, che abbiamo acquisito nella nostra disponibilità con un'operazione molto importante. Perché, vedete, il tema... poi vado avanti su questi punti. Abbiamo detto aumentiamo del 30% le telecamere, è una cosa che possiamo fare. Io da adesso in poi vi dirò alcune iniziative che si possono fare e che prevedono delle spese, semplicemente perché avendo messo a posto il bilancio ed avendo ridotto i debiti che noi avevamo, la Corte dei Conti sapete che ci ha tenuti sotto scacco per un sacco di tempo, oggi noi non siamo più sotto scacco, oggi noi possiamo immaginare di fare degli investimenti e fare delle spese che prima non potevamo fare. Perché quando ci diciamo le cose bisogna che ce le diciamo vere, no? Non è che ci raccontiamo i sogni che ci piacerebbe, qui amministriamo, facciamo delle cose concrete. Oggi possiamo fare degli investimenti, 30% di telecamere in più. E questo è un fronte che... un'altra cosa voglio dire importante è che proporrò che nel bilancio ci sia il ripristino della legge 208, che è la legge che dà consente alla Polizia Municipale di accantonare dei fondi per il loro fondo di previdenza integrativa, perché la Polizia Municipale a me sta particolarmente a cuore, è un organismo, è una parte dell'amministrazione comunale che deve essere messa nella condizione di lavorare. Noi in questi anni abbiamo cambiato macchine, abbiamo comprato le nuove radio, abbiamo cambiato le uniformi, quindi insomma abbiamo dato tutto quello che potevamo nella Polizia Municipale. Poi c'è il fronte dell'integrazione. Allora, il fronte dell'integrazione è importante, perché vedete, i miei figli oggi sono a scuola con le terze generazioni degli immigrati, e per loro è normale stare a scuola con questi ragazzi. Allora, queste terze generazioni che sono, giocano insieme ai miei figli e ai vostri figli, dobbiamo immaginare che
continuino a vivere la nostra città e che diventino cittadini della nostra città, a tutti gli effetti. Perché è solo così che diventeranno responsabili come noi del luogo in cui vivono. Solo in questo modo, solo rendendoli consapevoli e coinvolgendoli addirittura nelle scelte della città. Questo avverrà. Se noi continueremo ad escluderli, rimarranno di fuori dalla nostra comunità. E le reazioni rispetto a questo tema non sappiamo quali possono essere, oppure le vediamo quelle che succedono in giro per il mondo. Quindi creeremo un gruppo, una consulta, chiamiamola come vogliamo, un luogo in cui queste comunità che sono sempre più importanti nella nostra città e che vogliono far parte della nostra comunità, noi non sono qui che si sognano di tornare a casa, noi siamo novaresi, vogliamo stare qui. In questa consulta loro ci diranno le loro bisogni e le loro necessità e i loro pensieri e noi ci confronteremo con loro e li renderemo partecipi anche delle scelte che noi faremo in questa città. Diciamocela così, come dice Papa Francesco, su questo fronte vogliamo continuare a rimanere umani. Ma c'è stata la stessa tema, integrazione. Allora, prego, se qualcuno la dire lo scriva, ci rimanda il foglietto, grazie. Integrazione e convivenza e sicurezza, Santa Gabbia, ma estesa con la città. Innanzitutto certe volte sentendo parlare a Ballareno non capisco bene se è il sindaco sfidante o il sindaco uscente, perché sembra che l'altro da la città. E lui farà, però intanto governato 5 anni non ha fatto niente. Detto questo, comunque, guarda, proprio sul tema della polizia municipale, viene da ridere perché è proprio l'emblema dell'amministrazione, perché è una delega che ha il sindaco. Io non ho mai visto il corpo di polizia municipale trattato in questo modo, ha perso ogni tipo di dignità. Sono 120 in meno, di questi 30 sono sulle strade e 70 sono negli uffici. Ma il sindaco non ci venga a raccontare favolette, perché sono gli stessi vigili che si lamentano di come vengono trattati da lei. Detto questo, sulla sicurezza non si può venire qua a raccontare favolette. Cioè, se uno va in giro in città, lo percepisce immediatamente. Provi ad andare nei pressi della stazione invece che stare chiuso in ufficio la sera e vedere com'è conciata la stazione. Provi ad andare nelle piazze e nelle strade della città dove ci sono cittadini, sto parlando io, dove ci sono cittadini. Quindi non cerchi di minimizzare il problema, cortesemente, perché il problema c'è, esiste e va risolto. Noi lo risolveremo. Innanzitutto prenderemo un comandante dei vigili, non che i vigili sono allo sbando senza che nessuno li comandi. In secondo luogo razionalizzeremo l'organizzazione del lavoro e il corpo di polizia municipale, perché i vigili devono stare nelle strade, non negli uffici. Questo che lei non l'ha fatto per 5 anni, ma noi lo faremo. Da quando ce l'è sparita. Non c'è collaborazione tra il corpo di polizia municipale e le forze dell'ordine di questa città e non lo dico io, lo dicono le forze dell'ordine di questa città. Non ci venga a raccontare la parola di questa città.
perché lei ha governato 5 anni, non è lo sfidante. Lei, partiamo da questo presupposto. Avevo detto fino adesso, è sordo, è sordo. Non ascolta mai, sì. Sindaco, il suo problema è questo qua. Lei va in giro e non ascolta nessuno. E supponenza inimmaginabile, non ascolta nessuno, ha ragione solo lei. Allora signor Sindaco, un minimo di umiltà, ma ce lo dicono tutti, e mette il cappello sopra le cose che fanno gli altri. I posti di lavoro che vanno di aver portato il sindaco Novara sono operazioni che partono da lontano, da tanti anni fa, che sarebbero arrivate a prescindere dalla presenza del sindaco. Abbiamo ridotto l'indebitamento si sarebbe ridotto a prescindere dalla presenza del sindaco, scadevano i mutui, non c'è stata una politica di bilancio per ridurre l'indebitamento, sono mutui che andavano a scadenza. Ci fosse stato lì Ballarè, ci fosse stato lì Pippo Pallo, la cosa sarebbe avvenuta ugualmente. E l'ultima cosa che le devo dire, visto che ha citato Papa Francesco, smetta di essere ossessionato dal passato, è dal primo giorno che lei si è insediato che parla del passato. Guardi, allora io le cito Kennedy, visto che a lei piace Kennedy: i vincenti trovano le strade, i perdenti trovano le scuse. Visto che siamo in tema di citazioni culturali, parliamo di cultura. Novara è la cultura. Che tipo di cultura prevede lei nel futuro della città? Innanzitutto un approccio diametralmente opposto a quello che ha avuto questa amministrazione, che ha lavorato per portare in città realtà esterne alla città e ha sottovalutato e non ha mai valorizzato adeguatamente il lavoro delle associazioni cittadine. Sul Faraggiana è stata fatta una battaglia epocale all'interno del Consiglio Comunale, perché se fosse stato per questa amministrazione lì sarebbe dovuto sorgere un multisala. Grazie alla mobilitazione a livello cittadino delle associazioni culturali del territorio e anche a un'opposizione forte in Consiglio Comunale, questa impostazione meno male è stata cambiata ed oggi il Faraggiana può portare una proposta culturale alla città formata da realtà cittadine. Noi pensiamo... Sì, ma quando ascolto non funziona in questi casi. No, è stato costretto da una mozione del Consiglio Comunale, votata all'unanimità, è stato costretto da una mozione in Consiglio Comunale... Alessandro, atteniamoci, sì, certo. È stato costretto da una mozione in Consiglio Comunale che l'ha obbligato a farlo, cioè è diversa la questione. Poi ovviamente, perché è solito far così, ci ha messo il cappello sopra. Ormai detto questo, il tema vero sullo sviluppo culturale dei prossimi 5-10 anni almeno sarà la gestione del Castello. Lì è un tema assolutamente prioritario e strategico. Il Castello è un'opera che hanno voluto fortemente le precedenti amministrazioni. Sono state investite tantissime risorse. È, a mio avviso, una grossa opportunità, se va gestito adeguatamente, ovviamente, se verrà gestito adeguatamente. Lì non è che si possa fare più di tanto secondo quanto, diciamo così, è stato stabilito anche con l'accordo delle sovrintendenze.
salto di qualità sarà chi lo andrà a gestire, quindi trovare professionalità capaci che dovranno portare mostre temporanee piuttosto che manifestazioni, iniziative culturali di livello per farlo lavorare a pieno regime, perché lì apri il castello, giri la chiave e cominci a spendere. Le spese sono forti, si parla di circa 1 milione di euro all'anno, 1 milione, 1 milione e 2 mi hanno detto. Detto questo, quindi questo vuol dire che mi tirerà su un 100, 110, 120 mila euro al mese. Ecco, quello è il vero, diciamo così, focus sulla politica culturale della città. Sulle grandi mostre, attenzione, io lo condivido se sono alla cultura, ho condiviso il percorso dell'amministrazione, ho dato anche una mano, lui lo sa, per poter avviare determinate iniziative culturali in questa città. Abbiamo portato la mostra Homo Sapiens, hanno portato la mostra Homo Sapiens con l'aiuto anche della provincia all'epoca, una mostra che ha avuto estremo successo perché comunque sì, ha portato 38.000 visitatori ed è andata in pareggio. Poi, dopo, è cambiato qualcosa perché ci sono stati dei grossi flop dal punto di vista culturale, iniziative culturali in questa città. E questo è innegabile, perché comunque il disavanzo di quelle iniziative è certificato. Insomma, bisogna stare attenti in periodi come questi. Sul Coccia ovviamente è stato fatto un lavoro che a mio modo di vedere dal punto di vista artistico è stato positivo. Quindi se io devo dire una positività che questa amministrazione ha avuto in questi anni è stata nella scelta della direzione artistica del Coccia. Grazie, nella scelta della direzione artistica del Coccia, ma il lavoro da fare da un punto di vista culturale è continuare a mettere in rete le realtà associative culturali locali. Questo è il lavoro prioritario, questo deve essere la base di partenza di tutto e il focus dell'amministrazione su questo tema deve essere sempre centrale. Grazie. Una notizia, un avviso di servizio, mi dicono che stanno arrivando parecchie domande, siamo già oltre 60, stoppiamo la raccolta delle domande perché poi sarà possibile rispondere. Sì, ce ne sono già 60, ovviamente poi ne sceglieremo alcune tra queste 60. La cultura di Novara, ieri, oggi e domani. Andrea Ballare. Insomma, sulla cultura noi abbiamo investito moltissimo e credo che i risultati si vedano e siano sotto gli occhi di tutti. Questo famoso più 22% che abbiamo fatto, più 23% che abbiamo fatto lo scorso anno, primo in Piemonte, certifica un lavoro che è stato un lavoro costruttivo e di alto livello. Vedete, noi abbiamo ricevuto una città che sul fronte culturale aveva fatto delle scelte, degli investimenti negli immobili, ora parziali, perché la cupola di San Gaudenzio era stata ristrutturata in parte e non era camminata, perché il castello mancavano più di 1 milione di euro per poterlo terminare e abbiamo dovuto trovarli noi per farlo terminare, perché il Coccia lo abbiamo ricevuto con 2 milioni di euro di debiti. Ci dicevano che il Coccia non riceveva i contributi da parte dello Stato perché non eravamo sufficientemente importanti a livello romano. Poi si è scoperto che il Coccia non riceveva i contributi da parte dello Stato perché non pagava i contributi previdenziali dei suoi dipendenti. Allora, lì abbiamo fatto un'operazione che ci è stata riconosciuta e che ha messo in campo professionalità di altissimo livello nazionale, perché quando un teatro fa la prima di Fiorello nazionale su 3 serate vuol dire che ha i numeri e le capacità per realizzare eventi di tipo nazionale. Oggi il Coccia, chi lo frequenta lo sa, è sempre pieno e sta girando come una macchina perfettamente oligata, dando un contributo alla cultura non soltanto cittadina ma addirittura piemontese, visto che è stato chiamato a dare start-up del nuovo teatro di Grazia. Quindi
lavori fatti rispetto alla città e rispetto alla cultura è molto concreto. Il castello l'abbiamo terminato, a settembre si aprirà. Adesso sulla torre abbiamo messo però una bella pubblicità, perché quella lì, se la copriamo, continua a essere una cosa fatta bene. Poi il Brunetto. Oggi il Brunetto è sotto l'occhio di tutti. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quindi terminare i contenitori, aprirli e renderli utilizzabili. Perché guardate, è molto più facile mettere a posto un contenitore che farlo funzionare tutti i giorni. È molto più facile. Perché quelli sono investimenti, trovi qualche milione, te lo danno l'Europa, la regione, ma tu per tenerlo aperto e farlo funzionare devi trovare tutti i giorni dei soldi per tenerlo. Il Broletto era un luogo morto. La Galleria Giannoni, che era stata ristrutturata, che è bellissima, non la conosceva nessuno. Non la conosceva. Bellissima, bellissima, non la conosceva nessuno. Nessuno ci andava, perché quando siamo andati noi e abbiamo portato i nostri amici e ci abbiamo portato ancora i nostri amici un'altra volta, fine del discorso. Allora l'operazione che noi abbiamo fatto nella cultura e che proseguiremo a fare è quella di dare l'anima a questi luoghi e di riempirli di contenuti culturali. Al Broletto abbiamo portato il circolo dei lettori. Oggi il circolo dei lettori è un meccanismo che porta centinaia di persone tutti i weekend lì ad ascoltare autori che arrivano da tutta Italia e da tutto il mondo. E quello è il riempimento della cultura. E quando vanno lì, vanno a vedere la Galleria Giannoni, vanno a vedere le mostre che vengono fatte. Sapete, in tutto il piano terra vengono fatte mostre dedicate esclusivamente ad artisti novaresi ed artisti del territorio. Questo per dire come questo luogo che ospita sopra Caravaggio, sotto ospita e valorizza i nostri artisti e le nostre capacità. La Cumbra di San Gaudenzio oggi è aperta. La Cumbra di San Gaudenzio è un monumento incredibile. Oggi ci si può andare sopra, ci si può salire, si può osservare Novara dall'alto. Questa cosa è una cosa che sembra banale, ma non è banale, ha necessitato di interventi e di continui investimenti su questo fronte per consentire che questo monumento sia visitabile dai turisti. Poi sono stati fatti ulteriori investimenti e ancora si andrà avanti. Le mostre servono, mostre di livello nazionale, i flop li vediamo, perché l'ultima mostra ha perso 70.000 euro. 70.000 euro se lo chiamiamo un flop. Chiamiamolo un flop, ha perso 70.000 euro, ha portato migliaia di visitatori che hanno occupato i nostri ristoranti, che hanno occupato i nostri alberghi, che tutte le volte che vengono dicono che Novara è una città bellissima, non lo sapevo, l'ho scoperta adesso e lo sapete tutti, per cui non è che vi sto raccontando delle foto. Oggi la cultura a Novara è un driver fondamentale, rispetto al quale noi dobbiamo sì affrontare la grande sfida del castello. Come l'abbiamo affrontata? Facendo un bando internazionale, una richiesta internazionale. A questa richiesta hanno risposto i due più importanti player nazionali, quelli che gestiscono le scuderie del Vaticano, che gestiscono il Colosseo, che gestiscono Pompei. Hanno detto noi ci siamo, possiamo essere interessati. Questa è l'unica soluzione per gestire uno spazio di questo genere. Noi sulla cultura dobbiamo aprirci, noi sulla cultura abbiamo bisogno di valorizzare quelli che ci sono, ma anche di capire che in giro per l'Italia, in giro per il mondo, ci sono professionisti e capacità che ci devono consentire di uscire dal nostro piccolo recinto, di diventare dei protagonisti della cultura a livello piemontese e a livello nazionale, e lo stiamo diventando, perché quando il sindaco di Firenze visita la cupola, viene sopra la cupola, è il miglior testimonial che uno può immaginarsi rispetto alla nostra città e la nostra cultura. Questa è l'operazione che noi stiamo facendo. Questa operazione sta andando a buon fine e sta portando i propri frutti. E noi abbiamo l'intenzione di proseguire su questa strada. Grazie. E qui mi hanno portato un fasciato pieno di tante domande da parte. Non è possibile ovviamente fare 60 domande perché fino a domani mattina non ci riusciremo. Ci sono alcune domande rivolte a ciascuno di voi e poi c'è qualche domanda rivolta a entrambi. Ne scelgo subito uno che riguarda entrambi, rivolta a tutte e due, ma anche perché mi sembra molto interessante, perché riguarda un po' tutte le famiglie. Siamo nel tema della scuola. La domanda dice: cosa intendete fare per le scuole
cominciamo con Andrea, a parlare per le scuole che sono abbandonate a loro stesse e vivono con l'aiuto delle iniziative delle famiglie. E per gli asili nido? Allora, sappiamo molto bene che le scuole, non soltanto le scuole, gli edifici pubblici in genere hanno bisogno di interventi manutentivi importanti. Guardate, l'indebitamento non scendeva da solo, l'indebitamento ci è stato imposto e abbiamo dovuto fare dei tagli. L'indebitamento l'abbiamo ridotto perché lo Stato ha tagliato 20 milioni di euro su questi anni. E quindi quando tu hai dei tagli di questo genere, evidentemente devi risolvere, devi trovare questo denaro da qualche parte. Allora, siccome oggi abbiamo messo a posto i conti, noi oggi possiamo immaginare di fare qualche debito nuovo e li indirizzeremo rispetto alle scuole, certamente, perché la manutenzione di questi edifici, che peraltro abbiamo già fatto e molti investimenti sono già in corso e si realizzeranno in questa estate che verrà, la manutenzione delle scuole deve essere assolutamente un tema prioritario della nostra amministrazione. Per quanto riguarda gli asili nido sono l'unico altro fronte sul quale noi abbiamo assunto delle persone, l'unico altro fronte sul quale abbiamo assunto delle insegnanti per poter mantenere l'offerta che c'era e per poter continuare a garantire l'alta qualità garantita dalla qualità del personale che questa città da sempre offre ai propri cittadini. Quindi è un investimento che noi abbiamo a cuore e che abbiamo valorizzato con grande fatica fino ad oggi e continueremo a fare perché è assolutamente prioritario per tutti noi. Grazie. Stessa domanda, scuola, io sono andato in campagna elettorale a visitare una scuola perché mi hanno chiamato le famiglie. Il cortile della scuola disastrato, panchine rotte, giochini rotti, praticamente inutilizzabile. Mi hanno detto, poi insomma magari mi ha raccontato una balla, se possibile, che lei è passato di lì un anno fa, ha detto che avrebbe fatto fare i lavori, di qui di là, in un anno non è cambiato niente. Ma la cosa più grave è che i giochini dei bambini potevano essere sostituiti con giochini posizionati in un'altra scuola dove non venivano più utilizzati. Sarebbe bastato semplicemente andare a prendere quei giochini, metterli lì, e quel cortile avrebbe avuto nuova vita. Io sentirla parlare di queste cose qua, se non riesci neanche a spostare i giochini dalla scuola all'altra, cosa ci viene a raccontare? Sugli asili nido, io ricordo, signor sindaco, che lei ha aumentato le rette degli asili nido del 27%. E poi ci viene a parlare di politica per la famiglia. Questa è antipolitica per la famiglia. Quindi non ci venga a raccontare cortesemente favorette, perché basta avere un po' di buona volontà certe volte per risolvere determinati problemi all'interno anche dei servizi educativi della nostra città. Un altro elemento che noi vorremmo innanzitutto, lo dico qua, per la prima volta effettuare è lo spostamento della gestione degli asili nido dai servizi sociali come attualmente ai servizi educativi. Con servizi educativi si devono occupare dalle scuole dai 0 anni in su e anche gestire l'edilizia scolastica, perché sono due cose strettamente collegate, non una cosa da una parte e una cosa dall'altra, insieme. Quindi noi nel momento in cui governeremo la città sarà uno dei primi elementi che porremo in atto per la riorganizzazione della macchina di governo. Un altro elemento, le scuole paritarie non sono state adeguatamente ascoltate e valorizzate in questa città. Ci sono tante scuole che ancora non vengono considerate da questo punto di vista. Una consulta di tutti gli istituti scolastici che comprendano soltanto le scuole pubbliche ma anche tutte le scuole paritarie è urgente in questa città e noi lo faremo nel momento in cui inizieremo a governare. Un'altra domanda da un cittadino e che è sempre attuale sulla viabilità, l'avevo già subito a Canelli, sul traffico e viabilità. Veloce perché abbiamo parecchie domande. Sul traffico, è evidente che il piano del traffico urbano va rivisto un attimino, va razionalizzato. Ci sono situazioni che devono essere risolte e noi
prenderemo subito in mano la situazione nel momento in cui governeremo per cercare di capire come risolverle. Sul traffico, Musa aveva dei grandissimi obiettivi ambientali in termini di traffico, doveva ridurre l'inquinamento atmosferico, doveva snellire la circolazione, però, tutti i dati ci dicono che tutto ciò non è avvenuto. Dal punto di vista ambientale, l'inquinamento atmosferico in città, com'è certificato e testimoniato dai dati delle ambiente, non è cambiato minimamente. La densità di circolazione delle autovetture in prossimità del centro storico non è cambiata minimamente, come dicono i dati Istat, non Canelli Alessandro, ok? Quindi lo spostamento dal trasporto privato al trasporto pubblico non è avvenuto, perché a fronte di un aumento dei biglietti del 30%, altra tariffa che è stata aumentata da questa amministrazione, è stata una sfida degli aumenti, il biglietto da 1 euro a 1,30 euro, i parcheggi da 1 euro a 1,50 euro, poi li hanno diminuiti a 1,20 euro, però hanno detto che li avevano diminuiti. L'aumento del 50%, quello che diminuisce il 30% l'ha diminuito, non l'ha aumentato del 20%. Vabbè, detto questo, Musa ha avuto semplicemente un obiettivo di carattere fiscale, perché l'unica cosa certa è che i cittadini novaresi e quelli che arrivano anche dalle altre città limitrofe, fino a quando non è stato introdotto Musa, spendevano 3 milioni di euro all'anno per i parcheggi, da quando c'è Musa ne spendono 4 milioni 6, 4 milioni 8. Il resto non è avvenuto. Il trasporto pubblico locale non ha ricevuto questi benefici dall'introduzione di Musa. Quindi Musa ha fallito il suo obiettivo. Cose. Allora, tanto per dire una cosa, il biglietto dell'autobus, Regione Piemonte, Governo Cota, richiese a tutte le città di portare il biglietto dell'autobus a 1,50 euro. Noi lo aumentammo soltanto a 1,30 euro. Governo Cota! Ora, secondo, parliamo di Musa. Musa potrà certamente essere rivisto su alcuni fronti, su alcuni meccanismi. Dopodiché mi pare che alcuni effetti li stia realizzando assolutamente. Dunque, dati centralini ARPA, quindi non me li sto inventando io, ok? 12% di auto in meno intorno ai viali, con punte di meno 26% sulla Vaccaria del 25 aprile. Quindi Musa ha ridotto il traffico della città e lo sta riducendo per conseguente, naturalmente, dal punto di vista ambientale. Se poi dopo ci immaginiamo che un piano come questo possa ridurre il problema dell'inquinamento di una città che sta in pianura e di vento non tira, questo sarebbe assolutamente illusorio. Musa ha fatto aumentare gli utenti del trasporto pubblico, più 4,92% di viaggi nel 2015 rispetto al 2014, più 7,38% di viaggi con gli abbonamenti urbani e più 5,10% con gli abbonamenti extraurbani, più 9,64% di abbonamenti urbani venduti in più nello stesso periodo. Aumento dell'utilizzo delle biciclette in questa città. Costano meno rispetto a prima, perché voi sapete bene che il centro storico prima costava 1,50 euro sempre, oggi i parcheggi costano 1,20 euro la prima ora, 1,50 euro al mattino, gratis dall'una alle due e 1,20 euro al pomeriggio. Quindi costano meno, ce ne sono di più a pagamento con gli abbonamenti, comunque quelli costano meno, nessuno li ha aumentati 1,50 euro, quelli che sono 1,50 euro già erano a 1,50 euro. Ah, per inciso, il parcheggio sotterraneo che abbiamo bloccato prevedeva che tutti i parcheggi sotto e tutti i parcheggi sopra, tutti, Lago Bellini, Piazza Marti, Via 20 Settembre, Allea, tutto il centro a 2 euro l'ora. 24 ore,
Allora, questi sono alcuni piccoli dati oggettivi che ci sono. Dopodiché abbiamo introdotto un sacco di abbonamenti, vogliamo rivedere alcuni fronti, li rivediamo tranquillamente perché vogliamo che i cittadini comprendano e ci trovino bene su questa operazione che peraltro è stata fatta in tutte le città. Novara era la penultima città in Italia rispettivamente relativamente alla gestione del traffico e della sosta. Perché? Perché fare queste cose è scomodo, perché fare queste cose vuol dire governare e assumere decisioni. Perché dice così e qui magari si apre come fare a spiegare il flop dello Sporting, visto che siamo qui. Sporting è stata un'operazione chiamata di partisan, perché per fare di partisan, perché per fare lo Sporting sono stati sfruttati i fondi delle Olimpiadi di Torino, quando governava la regione Piemonte, Mercedes Bresso con assessore Giuliana Manica, che si era adoperata per fare giustamente arrivare risorse su Novara per la creazione di un nuovo palazzetto. L'amministrazione di allora, della quale io peraltro non facevo parte, non ho mai fatto parte di amministrazione comunale prima del 2011, aveva sfruttato l'occasione perché aveva visto nello Sporting la possibilità di creare un nuovo palazzetto e di dare la possibilità alla città di Novara di arricchire la propria impiantistica sportiva. E poi cosa è successo? I costi iniziali dello Sporting erano circa 23-24 milioni di euro, sono lievitati fino a circa 30 milioni. C'è una voce fastidiosa che arriva da lì. Lo Sporting è stato nella sua gestione. Il vero problema dello Sporting è stato nella sua gestione, ovvero i gestori dello Sporting non avevano abbastanza rischio imprenditoriale, per potersi impegnare adeguatamente, e questo è successo, che non c'era una spinta dal punto di vista, diciamo così, imprenditoriale da parte dei vecchi gestori che consentisse allo Sporting di girare a pieno regime come avrebbe dovuto fare. In più, a mio avviso, ci sono state delle pecche dal punto di vista progettuale, perché se si fosse pensato immediatamente a soluzioni per risparmio energetico maggiore, i costi di gestione di quella struttura sarebbero stati di molto inferiori. Io non dico che lo Sporting sia stata un'operazione perfetta, ci sono stati dei problemi, ma sicuramente io ho visto questa amministrazione usare lo Sporting per fare gli spot ad Expo, presentandolo come un'eccellenza della città. Quindi non si può No, l'avete creato voi! L'avete creato
Nasri è stato fatto dal vostro alleato che ha preso il 6% e che vi consente di essere qui oggi. Cittadini che ti hanno bocciato. Dopodiché, dopodiché, se vogliamo parlare dello sport seriamente, lo possiamo tranquillamente fare. Ora, noi dovremmo dare in mano l'amministrazione a persone che hanno fatto un investimento che doveva essere di 18 milioni ed è andato a 38. Noi dovremmo dare in mano l'amministrazione e la città a delle persone che hanno firmato fideiussioni che stanno sul vostro gobbo, sul nostro gobbo. Ok? Indebitando la città per i prossimi 25 e 30 anni. Noi dovremmo dare l'amministrazione, la gestione della città a persone che non sono state in grado di individuare, di fare un progetto che stesse in piedi, prima, di individuare dei gestori onesti, che voi lo sapete che questa operazione qua è l'operazione che ha portato in galera il sindaco di Lodi, gli stessi, ma è del PD, guarda, tutti, se noi non troncavamo, perché noi abbiamo troncato questa situazione. Ma per piacere, certo che sì, noi abbiamo troncato questa follia che è stata fatta. Abbiamo troncato questa follia. Questi signori hanno chiesto a questa città 30 milioni di euro. Poteva fallire questa città. Noi l'abbiamo salvata da questa città. L'abbiamo salvata. Oggi questo palasport lo utilizziamo. Sapete perché lo utilizziamo? Perché questo palasport ha fatto chiudere tutte le piscine di Novara. Questo palasport ha mandato in malora il palazzetto dal lago. Le società sportive di Novara in una maniera folle e oggi fanno una fatica incredibile a stare in piedi per colpa di questo palasport. Ora, però voi vi immaginavate che noi lo chiudessimo? Voi vi immaginate che questa città rimanga senza un palasport, rimanga senza una piscina, rimanga senza un luogo dove far giocare la Igor Volley piuttosto che il basket o fare altre cose? No, noi siamo amministratori responsabili. Anche una storia successiva che parli di responsabilità di questa incredibile storia che veramente ci porteremo avanti per i prossimi decenni. Stiamo andando verso la conclusione. Avrei a domande, una domanda classica, poi facciamo anche da Alessandro Canelli. Quale sarà la prima cosa, la priorità? Uno, due priorità. Allora, la prima priorità sarà veramente sul campo del lavoro e sarà concretizzare quelle operazioni che porteranno il posto di lavoro ai nostri cittadini in tempo breve. Questa è assolutamente la priorità fondamentale iniziale che porterò avanti. Dopodiché un'altra operazione che si deve assolutamente fare e che oggi si può fare è quella di dare alla città uno strumento che consenta di intervenire sulle manutenzioni quotidiane della città che ha assolutamente bisogno tutti i giorni e non come oggi avviene. Noi dobbiamo riuscire a creare le condizioni, oggi lo possiamo fare perché possiamo assumere delle persone e possiamo investire. Abbiamo la possibilità di creare lo strumento per far sì che quando c'è il palo storto interveniamo e lo raddrizziamo, quando c'è la panchina rotta nell'asilo interveniamo.
abbiamo, quando abbiamo bisogno di fare questi interventi, noi possiamo fare. Questa è una priorità assoluta che ci viene chiesta dalla città e oggi siamo nella condizione di poterlo fare. Non è che noi lo sappiamo che la panchina è rotta, che la situazione o che c'è il buco nella strada, è che le regole che ci sono, le condizioni che ci sono state date non ci hanno consentito di fare questa cosa. Abbiamo fatto delle scelte diverse e delle quali ci rivendichiamo e delle quali siamo molto fieri. Oggi abbiamo creato le condizioni per poter fare gli investimenti e gli interventi. Altro che la presa del sindaco per realizzare questa storia. Detto questo, noi faremo due cose immediatamente. La prima, la riorganizzazione del corpo di polizia municipale per dare a questa città il senso di sicurezza di cui ha bisogno. In secondo luogo, il piano straordinario. In secondo luogo un piano straordinario per la manutenzione di strade, marciapiedi, parchi, perché ricordo tutti che nel programma elettorale c'era la task force per i piccoli lavori, lettera morta per 5 anni, quindi noi facciamo tutte le cose. Una classica domanda che è sempre banale ma è sempre attuale: perché Novara dovrebbe votare per Alessandro Pinelli? Perché noi abbiamo una prospettiva di cambiamento e di rinnovamento della città, perché questa città in questi anni è rimasta impaludata, è arretrata pesantemente. Non lo diciamo noi, lo dice l'elettorato, lo dicono i cittadini. La città è stata abbandonata e trascurata, non soltanto da un punto di vista manutentivo, ma da un punto di vista delle relazioni sociali e umane, perché non è stata ascoltata. Questo è santo, cambiando l'amministrazione. Perché abbiamo una visione di città molto chiara, l'abbiamo costruita, su molti punti, noi abbiamo uno squadrone per realizzare, abbiamo però anche la capacità di ascolto che ne dica Alessandro Canelli, perché questo messaggio che abbiamo ricevuto dai cittadini l'abbiamo molto ben compreso e soltanto oggi abbiamo messo in campo una serie di proposte che ci porteranno ad essere assolutamente rappresentativi della città nella grande concretezza e nel grande senso di responsabilità che abbiamo. Io ho fatto proposte molto concrete, effettivamente realizzabili. Dall'altra parte ho sentito soltanto delle grandi principi, delle iniziative, Grazie.